nostro vicino Sergio ci è andato a prendere l'acqua dalla macchinetta. Meno male. Allora, adesso vi faccio vedere il pranzo di oggi, che è veramente semplice, cioè sono minestre avanzate di questi giorni. Le ho fatte scaldare, le ho messe nei piatti, poi ho fatto un'ultima melanzana grigliata e una frittata di zucchine. E per pranzo si mangia gli avanzi praticamente, perché come insegno ai bambini non si butta via niente. Dovrei mettere a posto la cucina. E invece c'è qui Piozzina che vuole le coccoline, non mi lascia, vero Piozzina? E prima c'era anche Olivia, ma se n'è andata. Olivia, vieni. Olivia, vieni Olivia. Non vuole venire. Era fino qua 2 secondi fa che prendeva le carezze da me, no. Pia. E Pia vuole invece la bubu. Non è Pia? Comunque, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Voleva fare la nanna piccina. Adesso aspetto ancora qualche minuto, poi la vado a mettere di là sul divano, così io inizio a mettere a posto la cucina. Oggi vi faccio vedere il prima e il dopo. E niente, poi devo andare a preparare una scheda di italiano per Sabrina. Mamma, maestra, parrucchiera, tutto, sono tutto. E poi ecco, stavo pensando, volevo dirvi anche questo pensiero che ho io. La mia preoccupazione non è solamente per me, per i miei figli, per mio marito, cioè sapere se questi tamponi erano positivi, negativi o come, ma è anche per tutte le persone che... ci sono dietro, quindi tutti i compagni di scuola, e i bambini che fanno sport con Giada, ginnastica artistica, i bambini che fanno hip hop, i ragazzini che fanno hip hop con Giorgia, e tutte le classi comunque, perché stiamo parlando di 5 classi diverse, cioè nella classe di Manuel sono 26 bambini, ragazzini. Cioè, la situazione coinvolge tanta gente, non è che coinvolge solo noi. Quindi speriamo che ci diano il risultato al più presto, perché veramente non ce la posso fare così, veramente. Non ce la faccio più. Comunque adesso metto giù Pia e pulisco la cucina. Cioè, è bellissimo vederlo da qui. A me mi piace troppo vedere la... Questa è la situazione attuale della cucina e quindi adesso mi metto sotto e sistemo tutto. Mettila di mangiare! Scendi, vai giù, vai giù.
Cosa fai? Ma levati di lì! Levati! Levati, vai giù! Micio! Micio, vai giù! Vai giù, Micio! Vai giù! Vai giù! Giù! E tagliato le mele a pezzettini perché se ne stavano andando. Adesso le vado a far cuocere e vabbè, ovviamente prima lavo le mele, gli do una sciacquatina e poi le vado a far cuocere. Allora, la lavastoviglie ha finito, adesso vado a sistemare tutto. Qui le mele le ho messe a cuocere e ho già preso le cose per preparare il ragù, e così intanto ci metto a lavare quelle altre cose che ci sono ancora qui. Queste le metto dentro la lavastoviglie, quelle che ci stanno, che possono andare,
così almeno sistemo un po' qua sopra. Intanto Thank you.
Quindi tu ricordati le ore che hai nella bocca, ti devi... Lui, io non lo so. Ah, io mi fa un caramello. Le mele sono pronte, adesso le vado a mettere nei bicchierini. Così almeno i bambini le mangiano. Tanto il vino è tutto evaporato, quindi non rischiano di ubriacarsi. Comunque ne ho assaggiata una perché a me non è che piacciono tantissimo e sono venute buone, nonostante io abbia fatto un po' le cose così, non ho seguito una ricetta. Ho ricordato come le faceva mia suocera, cioè con un po' di vino, lo zucchero e la cannella. Adesso prendo un altro bicchierino. Perché sennò... Ok. Nella carne ho già messo il sale. Niente. E così anche le mele le abbiamo messe nei bicchierini e non sono andate sprecate. Carne ho messo un po' di noce moscata, un po' di pepe e un pochettino di cipolla in granuli e poi ho messo il vino. Adesso lascio evaporare un pochettino in modo che si insaporisca bene anche la carne e poi vado a mettere la salsa, la passata di pomodoro. Che aspettavo, ho preparato una besciamella senza glutine. Ho la ricetta normale, quindi 50 g di burro, 50 g di farina. Io ho usato la farina finissima di mais e mezzo litro di latte, sale e noce moscata. Adesso l'assaggio con voi e vi dico il gusto com'è, perché è la prima volta che la faccio con la farina di mais. Di solito la faccio normale, però mi trovavo quella aperta, quindi qui invece c'è già l'acqua per Maurizio Gabriele, l'ho già messa a scaldare e lì sta cuocendo ancora il ragù. No, devo dire che è veramente buona anche con la farina di mais. Ve la consiglio, provatela e poi fatemi sapere se vi piace.
E niente, adesso aspettiamo di buttare giù la pasta. Allora, come pasta per noi andrò a buttare i tortiglioni da 1,5 kg che mi ha portato ieri la mamma. E invece per Maurizio e Gabriele butterò questi sedanini della Massimo Zero da 1 kg. E niente, quindi queste qua sono le paste simili che andrò a buttare. Qui ci sono le pentole, questa è la nostra, quella di Maurizio e Gabriele, là c'è ancora il ragù che ha quasi finito di cuocere, adesso lo levo e niente, e così poi finalmente ceniamo. Ciao ragazzi! Hai visto? Se vai un po' più indietro ti vedi tutta. Vai più Indietro? indietro. No, a lei gli interessa. Passiamo allora un po' il telefono. Quando mi ritrovo faccio un po' di svago. Che c'avevi le missioni con le hack. Che te le Invece tu rifacevi iniziavi tutte. io con le hack. One, two, three, come on!